In occasione dell'ultima partita di basket della Nico Pontebugianese, Serie A2 femminile, una delegazione dell'associazione Anna Maria Marino ha spiegato a pubblico e a squadre le finalità di questo gruppo d'ascolto. L'associazione, fondata da diverse etnie, si occupa della violenza in genere, con particolare attenzione alla difesa delle donne. Negli anni l'associazione Anna Maria Marino ha fondato vari sportelli occupati da persone disponibili ad affrontare le problematiche e a indirizzare verso possibili soluzioni tutti coloro che subiscono violenze. Di che cosa si occupa questa associazione? Di contrasto alla violenza di genere, a tutti i generi di violenza, dal bullismo in su. Insomma, tutte le categorie e fasce deboli sono il target del nostro operato. Dottoressa, purtroppo si sente il bisogno di queste associazioni? Sì, moltissimo. Noi abbiamo tantissime chiamate, perché essendo un'associazione sul territorio che non ha orario, perché i nostri telefoni sono sempre accesi, siamo chiamati per qualsiasi tipo di violenza, soprattutto il fenomeno del bullismo, di cui si occupa direttamente l'avvocato Cecconi, è un fenomeno che sta colpendo tanto. Chi si rivolge di solito a voi? Qualunque tipo di utente, si va dalla persona anziana che ha delle difficoltà. Adesso stiamo facendo una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, quindi speriamo in futuro di essere sempre più a contatto anche con i giovani. Si rompe questo il muro, si riesce a romperlo? Sì, ci stiamo riuscendo. Perlomeno nelle scuole, io e Consuelo quando siamo andate abbiamo ottenuto dei successi incredibili. Vi possiamo dire che al Pacini ci hanno ringraziato di esserci, mai visto gli studenti del Pacini fare una cosa del genere. Al Forti di Monsummano un intero palazzetto dello sport fermo ad ascoltarci, ad ascoltare la nostra Miriam Taylor che cantava Shallow.